Buongiorno ragazzi, Fede mi è venuto a prendere, andiamo da Cesare e poi direzione Campagna Ferrarese. Come stai Fede? Addio. Vabbè, prima di andare siamo arrivati da Cesare intanto e spiego la situazione, ovvero Cesare ha dei nonni nella campagna ferrarese, ci ha invitato là a pranzo, hanno tipo tortellini ranch. Tortellini e piccione. Esatto, andiamo a scroccare del cibo, quindi... Ma perché c'è sta macchia bianca? Il motivo finale del viaggio è scroccare del cibo, poi là è bello perché è tipo ranch, quindi hanno cavalli, animali di tutti i tipi, anni fa c'erano i pulcini, non so se ci sono ancora, quindi andiamo a vedere, andiamo a mangiare. I pulcini preferisco i cavalli, i pulcini li vedo sempre, cioè insomma. I pulcini li vedi sempre? No, vabbè, però nel senso, i pulcini è un animale banale. Anche cavallo. No, sì, ma non lo vedi mai un cavallo. Io non vedo mai un pulcino. Vabbè, vabbè. Sì, hanno i pulcini, ma però non hanno i cavalli. Io voglio i cavalli. Niente, siamo in attesa, aspettiamo. Tanto Cesare ha detto massimo alle 11 e tre quarti, vuol dire che prima di mezzogiorno non ci muoviamo. Vi piace il pisello di Fede? No, il pisello, nel senso che la macchina verde è pisello. Fede sta parcheggiando perché Cesare è così tanto in ritardo che ci ha detto di salire su in casa sua. Scandaloso! Bella bombe! È la spazzatura. Che puzza! Tutto a posto, frate. Buongiorno comunque. Tutto a posto. Buongiorno, Ciube. Caffè! Buongiornissimo, caffè! Ieri Cesare ha fatto una delle sue prime foto. Al cinema l'hanno incontrato e gli hanno chiesto una foto. Ragazzo, ciao ragazzo. Mi dispiace perché glielo ho detto che ho una memoria del cavolo, non mi ricordo il nome. Vabbè, si va. Ciao Sofi. Ciao Nelson. Sei un po' carica? Con la casina del cazzacchi. Ah, chi che l'ha preso? Mi ha dato tuo padre. Sto! Momento benzina del Cesu e poi partiamo ufficialmente in direzione Ferrara finalmente. Ce l'abbiamo fatta, siamo in ritardo di ore e ore, però ci siamo quasi. Considerate che dovevamo partire alle 11:30 ed è adesso mezzogiorno e mezza, quindi siamo in ritardissimo, però almeno non è colpa mia che sono un ritardatario cronico e non è colpa sua che è un ritardatario cronico, è colpa di quegli stronzi lì. Stronzi! Non siamo stati noi. Stronzi! Stanno scendendo tutti? Quella è la sorella di Cesare, se ve lo stavate chiedendo. Scendiamo anche noi per pagare. Così scendiamo a casa. Andiamo a pagare. Andiamo. Uè, ciao. Cosa fai? Scendi anche te? Siete scesi tutti, siamo venuti anche noi. Cosa succede? Partiti. Ferrara. Arrivati. Come è arrivato, Ciuba ha iniziato a cagare in giro. Merda, è spappa. Sento il che puzza. Non siamo in una fattoria. Intanto sto mangiando delle crescentine. Rincorri le Ciube. Sbrana, attacca. Ma cos'è quel gallo lì? Ma è anoressico. Ma guardate che roba. Aspetta, Ciube. Che belli. Ma vivere qua deve essere una figata assurda. Se non per il fatto che sei lontano da tutto il mondo nella campagna ferrarese. Qua c'è la stalla. Dopo magari facciamo un giro dentro. Cavallo. E che bei cavalli. Ciao cavalli. Mi fanno un po' paura i cavalli da sempre. Non mi hanno mai ispirato troppa fiducia. Sono giganti. Sì. Sono veramente grandi i cavalli. Cioè se lui vuole che io muoio, capito? Esatto. Che bello quello lì piccolino. Sto a vedere. È nato da un mese e mezzo. Un mese e mezzo? Cavallino. Sta cambiando il pelo. Il cavallo cambia il pelo ma non cambia le abitudini. Sì, se il lupo perde il pelo non esiste. E che cazzo me ne frega di quello che si dice? Questo è il mio detto. Human Safari sarebbe contentissimo dei tortellini. Ah, è cresci la capena. Mangiato tanto e bene. Allora mettiti a posto che adesso facciamo un vlog. Ciao Iana. Ciao. E parliamo. Credo che sia la sua fidanzata, no? Sei così gnocca che zia. Volevamo sapere cosa ne pensi di Tonne. Mi piace da matti. Perché? Perché è un bel ragazzo. In realtà è un gran coglione. Sì, è vero. Com'era Tonno sei coglione? Glielo dici? Glielo diciamo. Puoi dirlo? Sì. Perché sei coglione Tonno? C'è una muta di una cicala. Porca loca! È biondo, è bello. È stronzo. Esatto. Guarda che poi ti vede tutta Italia, tutta. Sì. Tutta. Ma non li guarda nessuno. Non mi conoscono mica. Adesso ti conosceranno. Ma va là, nipotina, gli è putico se gatti. Gatti sono ancora. Saluta tutti, zia. Ciao. Un girasole gigante. Mettiti di fianco, Fede, per far capire l'altezza. Porca vacca. Ma che tu sei basso, però. Usalini. Portato il caffettino. L'ho fatto io. Non è vero.
Tu lo vuoi? No, però lo tengo. Ciao, ciao. 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 Finito tutto, torniamo verso Bologna, sempre col Fede che guida. Siamo un po' sudati, ma perché era umido, cioè c'era un'umidità indecente e un casino di mosche. Normale che sia così in campagna, soprattutto in una giornata un po' grigia del genere. Le mosche terribili. Bella Fede, grazie. Bella Chicco, ciao. Ciao. Devo attraversare senza farmi ammazzare, però. Arrivato a casa. Sono veramente distrutto. Sarà il caldo, sarà... non lo so. Sonno. Dormo un po', ciao. Gente, aspetta che... praticamente ho guardato come era messo il video, perché come vi ho detto nel vlog di ieri, se fosse arrivato a 2000 like entro le 6, 6 e mezza, avrei pubblicato stasera stessa la cover. Ma seppur abbia fatto più like del solito il video, quindi grazie, non è arrivato ai numeri richiesti. Per cui, per non darvela vinta, che perché sennò poi vi abituate ad avere sempre la pappa servita e averla sempre vinta anche quando... la pubblico domani sera, non vi arrabbiate. Cioè domani sera per voi è stasera, cioè stasera. Quando state guardando questo video, state pronti, perché stasera per voi alle 19.30 uscirà la cover con Frank nudo sul canale. Quindi segnatevelo, mettetevi una sveglia, 19.30 cover sul canale. Comunque grazie a chi ha messo like, comunque apprezzo il vostro desiderio di vedere la cover il prima possibile. E niente, grazie comunque. Spero non vi faccia arrabbiare il fatto che non la metto, cioè è giusto così. Sono le regole del gioco. Volevo anche dirvi che domani ho intenzione di fare un esperimento che riguarda Instagram. Quindi iniziate a seguirmi su Instagram, il mio account si chiama About Nels, comunque trovate il link in descrizione, perché farò un esperimento per capire alcune cose. E lo farò con tutti i social network, quindi pronti, domani si inizia con Instagram. Adesso mi guardo That 70's Show. Ragazzi, qualche giorno fa mi è arrivata questa e mi sono completamente scordato di aprirla, quindi apriamola adesso. Guarda che dentro ci sono delle caramelle Haribo. Perfetto. The North remembers. Che figata, praticamente è una maglietta fatta come la The North Face, che è praticamente la marca del mio zaino, no? Però ho scritto The North Remembers, che è una frase di Game of Thrones. Una citazione, figata. Si aggiungono chicche e perle alla mia collezione di magliette nerd. Stasera ragazzi, serata nerd, in tazza anche oggi perché ho mangiato tanto pranzo, quindi E serata nerd come però? Guardando un film non che ho già visto, né un film che mi ispira, ma, terza opzione, un film di merda. Non so cosa guardare, ho finito tutto e questo film si capisce già che farà schifo. Cioè Channing Tatum farà schifo. Ma a parte Channing Tatum, cioè farà schifo ragazzi. Però è anche bello fare schifo, quindi facciamo schifo. Finito il film. Non è stato neanche troppo male. Comunque mi sta esplodendo la testa, per cui vado a letto. Grazie per aver guardato il video, ci vediamo domani con un nuovo vlog e anche con la cover alle 19.30. No, domani no. Ci vediamo domani con un nuovo video. Però stasera ragazzi esce la cover alle 19.30 sul canale, mi raccomando. E basta. Lasciate un like qui sotto, cerchiamo di arrivare a 1000. Grazie mille, mi aiuta davvero tanto. Ciao. Potete osservare come preme sul grilletto. Insomma, a lui piace sgrillettare.